Benvenuti alla palazzina, alla 15ª edizione di Miss Parco del Cilento, Diano e Alburni, kermesse nata 15 anni fa dopo che la mia paesana Daniela Ferulla, che tutte le domeniche vedete su Rai 1, ha vinto a Miss Italia, una vittoria che importantissima, quella del 2001, veramente sudata, però da quell'anno io tengo questo record perché soltanto le mie Miss riescono a giocarsi il titolo di Miss Italia con le siciliane e con le laziali. Soltanto le mie Miss hanno sfiorato il titolo con Carla Duraturo, con Vincenza Botti, con Chiara Cennamo, quindi veramente ancora altre ragazze poi hanno partecipato, quindi abbiamo questo bel record che vogliamo mantenere. Questo perché? Perché questa manifestazione non è un concorso di bellezza, ma promuove il territorio e la dieta mediterranea in tutte quante le salse. E quest'anno abbiamo voluto lanciare anche un monito contro la non violenza alle donne. Infatti all'ingresso avete trovato le ragazze che vendevano il profumo Vita da Miss, questo profumo che ho fatto preparare per i 15 anni del concorso, e il ricavato, parte del ricavato andrà proprio al 1622 per la ricerca contro la violenza sulle donne. Siamo qui, siamo felicissimi perché tante cose belle sono accadute in questi anni. La manifestazione è piaciuta tantissimo, quest'anno hanno partecipato quasi 300 ragazze alle serate che sono iniziate da gennaio e stasera c'è la conclusione. Delle 50 ragazze che ho selezionato quest'anno, stasera sono qui i 23, quindi facciamo un applauso a queste 23 ragazze. Sapete benissimo che durante l'anno le ragazze cambiano, le ragazze che selezionavano a luglio partono, chi c'è all'università, chi non è che quindi sta l'ultimando sul territorio, è sempre difficile raggiungere il luogo della finale, poi dopo comunque ognuno c'è i suoi impegni, l'ho dovuta fare stasera la serata perché poi dopo il Cilento Miss Parco è una delle tre manifestazioni più importanti che si fanno nel Cilento, poi domani inizia la fiera della festa dei suoni di Nuova Italia e poi c'è la fiera della Fricagnola di Nove. Quindi queste tre manifestazioni sono le manifestazioni più importanti che caratterizzano ogni anno l'estate cilentana. Stasera abbiamo una giuria molto molto importante perché ho voluto fare una giuria che rispecchia un po' questa manifestazione. Io ringrazio Francesca Cresta, un applauso di scurri 2017, ancora Vincenza Alessio, presidente dello staff del Castello Baronale Paramolla di Tornaca, sono stato ospite della sua location per la finale di Miss Dieta Mediterranea il 2 di dicembre, e ancora Franco Colella, esperto turistico al Reggiero, lui sono anni che sta vicino a me, mi ha sempre una mano a realizzare le tappe del gruppo di Policastro, veramente una persona a modo che io rispetto tantissimo. Come dicevo, io voglio ringraziare, prima di iniziare, perché è importante fare i ringraziamenti, un applauso alla palazzina che ospita la serata. Stasera siamo immagini della serata, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook del Castello Baronale di Palamolla e tra poco arriverà anche la televisione di Valle Lucania. Ringrazio Emanuele Walter Navazio, fotografo ufficiale di Spacco, già domani le foto sulla pagina di Spacco Foto, il grande Nicola Russi che stasera è tornato e ha fatto questo regalo, fotografo ufficiale per tanti anni, il suo obiettivo, ha fotografato le più belle Miss cilentane. E ancora io ringrazio Francesco Baldi che sta arrivando, parrucchiere di Miss Parco e anche di Miss Italia Basilicata, anche Giovanni Petrella, makeup artist, avete visto sopra con la sua pelata. Voglio ringraziare ancora il mio DJ, il console Sergio e Ferdinando Massanova che sono alternati in quest'estate. Voglio ringraziare il piano Walter Matrella che ha iniziato il percorso con noi, e il buon Walter ci fa sempre dei miracoli perché ogni anno ci fa essere il numero uno in Italia. Allora, prima di iniziare la serata io voglio presentare due ragazze che l'anno scorso hanno
fatto il secondo posto qui a Miss Marco del Cilento e l'ho voluto invitare per questa serata. Signore e signori, Miss Dieta Mediterranea 2017, Gaia Zangari. Dei colori mediterranei, Sofia che studia a Roma il primo anno di giurisprudenza, vero? Il primo anno di giurisprudenza appena terminato. E terminato anche tutti quanti gli esami con il massimo dei voti. Esatto, proprio per partecipare quest'anno al concorso di Miss Italia. E diciamo che l'anno scorso proprio qui ci siamo conosciuti, perché tu hai partecipato con la fascia di Miss Selezione Fotografica e colto il secondo posto con Gaia Zangari, poi avete fatto amicizia, siete diventate amiche, siete diventate. E stasera siamo ritornati sul luogo del delitto. Ecco, e poi io so che mi avete fatto una sorpresa quest'anno, vogliamo vedere questa sorpresa. Gaia, vogliamo vedere questa sorpresa. Eccola, facciamo un applauso! Passerella per Gaia Zangari! Io spero che rappresentiate bene il Cilento, le prefinali sono una tappa molto molto agguerrita, quindi ci vogliono veramente i cosiddetti per superare le prefinali, però io so che vi state attrezzando bene, vi state, quindi siete, non siete... Voi, dai, dai. Partiamo con l'armatura. Tu? Esatto, agguerrita al massimo e competitivo. Ok, io mi auguro che passiate le semifinali e poi tutti quanti noi lunedì 17 di settembre alle 20.45 possiamo aiutarle col televoto per riportare il titolo di Miss Italia qui nel Cilento. Io sono molto fiducioso, non lo so perché, però sono molto fiducioso perché l'abbiamo sperato, abbiamo fatto il secondo posto, il terzo posto, il quarto posto in questi ultimi anni, adesso ci manca il primo posto, io penso che siete adatte a ricoprire questo ruolo, va bene? Stasera siete in giuria e premieremo la nuova Miss Parco del Cilento. Sofia Maria Di Marco, passerella! Yeah! Dai, Zangari! Miss Italia!
Un attimo ancora vicino a me, perché abbiamo un regalo particolare del nostro amico Garibaldi. Prego, ha preparato dei bouquet particolari per voi. Un buon augurio, sono un bouquet della sua terra, della sua erba. Della tua erba, vero? Erba tua. Ma io non ho già capito una cosa. Buonasera, buonasera, come fate? Tutte belle ragazze, come state fate? Che se sono tutte mixte? Allora, devi sapere che questa è frutto di 20 serate, non è che le metti tutte insieme queste ragazze qua, vanno selezionate e poi si mettono insieme, non è che io sono un mago, i maghi ce l'abbiamo però non stanno qui adesso, va bene? Auguri, che venga la migliore. Allora, tu mi hai detto che vuoi venire a Milano, hai detto. Sì, voglio venire a Milano perché sono sicuro che esce dal Cilento la visita. E quindi o Gaia o... sono io entrambe, dobbiamo prendere un biglietto anche per lui per portarlo su a Milano per la finale di Miss Italia. Io mi avvio a piedi. A piedi. Un applauso, ci vediamo dopo. Prego ragazzi, accomodatevi in giuria. Miss Italia. Stasera in questa parata di bellezze ho voluto invitare il mio ultimo gioiello, un gioiello molto prezioso, a letto. Eletto nel Golfo di Policastro, ladies and gentlemen, signore e signori, la signora del Golfo 2018, Fabia Caputo. Scatti favolosi di Emanuele Walter Navazio in settimana. Emanuele proprio non perde il vizio con quella sua macchina fotografica, non si ferma mai. Sì, è stato bravissimo, un applauso di Emanuele. Un applauso di Emanuele che si vede che con Emanuele sono 3 anni che viene con me a Ibiza, perché noi facciamo anche Miss Ibiza la terza settimana di settembre e riusciamo anche lì a trovare sempre delle belle Miss. Devi sapere che queste ragazze, dopo che diventano Miss Ibiza, diventano famose nel loro paese di origine. Una ragazza 2 anni fa che lavorava in un'azienda di biancheria intimo, la Zenis, faceva la ragioniera, poi è diventata modella, e una ragazza portoghese di Lisbona, mi pare, e l'anno scorso mi pare una ragazza serba, una ragazza serba ha avuto successo dopo questa fascia. Quindi anche fuori paese portiamo... bene, e poi sono felice perché anche una ragazza che sta sotto la mia egida della Puglia, perché sai che anche in Puglia io ho tante ragazze, perché faccio tante sfilate a Taranto, Grottaglie, Manduria, una ragazza è entrata a Miss Italia con la Puglia, quindi facciamo un applauso anche a questa ragazza che la troveranno a combattere contro di loro. Va bene, stasera ti accomoderà in giuria per questa serata. Un applauso alla signora del Golfo, Fabia Caputo, da Villa Mare. Lei è la principessa delle favole, cioè gli occhi azzurri come il mare del Cilento. L'Energia del Buoni 2007, Lucy Pellerano!
sito dell'Atelier Rai Studio di Renata Di Genio, che trovate in località Ponte a Casalbino Scala. In questo momento ci sono degli sconti del 50%, però Lucy, ma non sei un po' emozionata stasera? Diciamo, stasera è veramente una cosa importante, perché ti trovi qui a lasciare il titolo, un titolo che dici che ha portato tanto bene, perché quest'anno hai fatto tante cose belle. Io ti ho controllato da lontano, però ti ho lasciato fare, e sicuramente potrai fare tante cose belle nei prossimi anni, perché hai 10 anni, quindi se le premesse sono queste puoi fare tante tante cose belle. Naturalmente mi raccomando, tu che sei la capa di Bellizzi, Pontecagnano, Salerno, abbiamo due ragazze lì, le viste? Quindi mi raccomando, per Sofia e per Gaia a Salerno tu te la vedi tutto tu, mi raccomando, perché è importante vincere il titolo quest'anno, perché se non lo vinciamo quest'anno non lo vinciamo mai più, perché io poi faccio vecchio e quindi non ce la faccio più. Va bene, adesso ti accomoderai in giuria, quindi ancora una passerella per il disparco del Cilento Diano e al Albuni 2007, Lucy Pecoraro. Spiegagli tutto, perché le ragazze devono essere preparate. Allora, preparatevi a una
ritmo molto duro. La mattina ci svegliavamo per le 7, 7 e mezza colazione massimo, e partivamo per andare al Palarex, dove appunto eravamo tutte le ragazze, ci preparavamo per il shooting, per le interviste, e anche cioè, ci preparavamo per i capelli, trucco, parrucco, tutto e di più, e poi la sera si tornava in hotel per le 11 più o meno, si cenava e poi ci preparavamo per la mattina successiva prima di andare a dormire. Bene, giù. Il Palarex quest'anno non andranno perché le ragazze quest'anno saranno ospitate proprio dal teatro di Jesolo, mi pare di aver letto il programma, quindi c'è questa variazione. E poi c'è la variazione che la finale quest'anno si terrà a Milano il 17 di settembre, da diretta sulla 7, condotta sempre da Roby Facchinetti e da Diletta Leotta. Francesco Facchinetti. Diciamo che questa ragazza perché è così importante? Perché lei in 6 mesi ha fatto tutto quello che una ragazza sogna nella vita, perché lei ha conquistato la fascia di Miss Italia Cinema, e quella sera c'era in giuria un regista che l'ha portata a girare un film su Rai 1 per Rai 1 Fiction. Questo film lo vedremo ad ottobre su Rai 1 con la mia attrice preferita Ornella Muti. Raccontaci di questo film. Sì, allora quella sera mi diede la fascia il regista Domenico Fortunato, il quale mi ha proposto appunto di girare un film insieme a lui e insieme a Ornella Muti e Michele Venitucci. Questo film andrà nelle sale cinematografiche ad ottobre e speriamo presto anche di vederlo su Rai 1. E inoltre racconto brevemente la trama del film, dove Ornella Muti, un'ex modella newyorkese, decide appunto di trasferirsi in Basilicata, perché il film si viene girato in Basilicata, e si innamora di Michele Venitucci, un proprietario di un vigneto. E qui subentro io, che sono l'amante di Michele Venitucci, e il resto voi lo dovete vedere. Quindi subito un ruolo importante, perché un ruolo di primo grado, perché è l'amante del protagonista del film. Poi questa ragazza che ha fatto? Non si è fermata, perché sulla scia di tutte queste belle cose è stata invitata dal Golfo di Policastro, dalla terra del Bussento, del mio caro amico Matteo Martino, ad essere la madrina al Festival di Sanremo. Raccontaci questa esperienza. Sì, sono stata madrina del Bussento al Festival di Sanremo, dove ho rappresentato appunto il mio territorio, e oltre a essere madrina ho svolto anche un ruolo da giornalista. Infatti ho intervistato a Giovanni Carcamo e altri cantanti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. E quest'anno sei stata riconfermata? Sì, anche quest'anno andremo a Sanremo. Chissà che non vengo pure io con Emanuele, perché abbiamo una mezza idea. Ok, le ragazze sono pronte, Ilaria, ti puoi accomodare pure tu vicino alle altre piste, che arrivo pure io. Questo gruppo, questa fascia, la fascia di Miss Notti di fine estate, questa fascia permetterà alla ragazza che la conquista di partecipare alla finale dell'anno prossimo. Quindi questa è una fascia che abbiamo assegnato noi dello staff di Miss Parco del Cilento. Io vorrei che questa fascia la consegnasse Gaia Zangari, perché Gaia Zangari doveva stare qui stasera con questa fascia, perché lei alla finale vinse questa fascia. E la corona pure, naturalmente. Miss Notti di fine estate, la vedremo in finale l'anno prossimo a Miss Parco, la numero 1, la ragazza Rossi! Le ragazze si vanno a preparare per l'abito della sera. Prego ragazze, sempre in dove, vai in aria!
Passion e Latinaria, e stasera sfiderò con il numero 13. Sono Sara, 16 anni e vengo dalla mia bella Eclamo. Ho vinto la fascia di prima Miss del 2018 e se c'è una cosa che cerco nelle persone è l'intelligenza e l'eleganza. Questa sera sfilo quel numero di piace. Canta pure da mia gente, io già ti stiesa a parlare. Canta forte, canta alto, e a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, e a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, e a vida vai melhorar. Buonasera a tutti, sono Cecilia Vittore con la Marco, ho 16 anni. Ho vinto la fascia di Spurga dal Festival Circoli Valentana e stasera sfido con il numero 16. Nazionale. Questa sera sfilo con il numero 19.
Sono Martina, ho 19 anni, che compio sabato e vengo da Trifoli Valeriana. Ho vinto la tappa di Miss Striga Hotel Pace e questa sera gareggio col numero 20. Giovanna Russo, vengo da Novitalia e ho 17 anni. Questa sera mi presento come la numero 21 e indosso la fascia Miss Cinema 2018 vinta la scorsa sfilata a Stati. Mi descrivo come una ragazza intraprendente, solare, simpatica ed intelligente. Però il vero aggettivo che mi descrive è determinata, perché quasi sempre raggiungo i miei obiettivi con successo. Da grande vorrei essere un medico, precisamente endocrinologa o ortopedica. E nulla, buona serata. Buonasera a tutti, mi chiamo Fiorella, ho 14 anni e sono di Battipaglia. Ho vinto questa fascia Battipaglia Miss Sorriso numero 18. Questa sera sfilo col numero 23. Con il numero 14, Sabrina. Con il numero 15, Sara. Con il numero 16, Sissi. Con il numero 17, Ivanna. Con il numero 18, Raffaella. Con il numero 19, Fabiola. Con il numero 20, Martina. Con il numero 21 Giovanna, con il numero 22 Carmela, con il numero 23 Fiorella. Ciao, sono Maria Grazia Rossi, ho 16 anni, vengo da Pagani e il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di laurearmi in lingue e proseguire il mio percorso di ballerina e quindi diventare famosa. Io stasera sfilo con il numero 1, ho vinto la fascia di Miss Palinuro proprio a Palinuro e perché no, spero di vincere. Thank you.
Sono Giulia, Giulia Barracino, ho 19 anni e vengo da Centola Valentino. E oggi sfido col numero 2 e mi sono aggiudicata la fascia di Miss Spot TV a Palermo. Votatemi. Ho 15 anni, ho vinto la fascia di Miss Volto TV a Castelnuovo Cilento e stasera sfido per il numero 3.
Miss Moda a Lustra. Con il numero 3, Flavia. Con il numero 4, Valentina.